domenica mamma cuce sui nostri vestiti delle stelle gialle con la scritta ebreo, in lettere nere a caratteri gotici. Sì, ci guardano molto e mamma dice che ho appena avuto la schiena dritta e che ora la devo tenere ancora più dritta. Passeggiamo in Rue Saint-Honoré con la nonna e una signora che conosciamo attraversa la strada per stringerci la mano e per dirci che la stella è bella sul nero. La settimana scorsa ho chiesto alla mia migliore compagna di classe se accetta ancora di frequentarmi, perché non sono più come lei. Sarà scritto sul mio petto. Essa non ha ben compreso. E io? E lunedì mattina mi incammino per la scuola con la stella che mi ricopre quasi tutta la mia parte sinistra. E quando entro nel cortile, tutte le bambine mi guardano. La direttrice mi abbraccia. Sono molto diritta, lo ha detto mamma. E dal momento che devo essere ebrea, lo sarò col sorriso, senza tremare. Francina, appunto, è stata una delle poche bambine, come lei stessa dice, che ha avuto della chance, privilegiata, fortunata, perché è riuscita a sopravvivere ai campi. Questo non era il destino dei bambini, vi spiegherà poi perché. E quindi le lascio direttamente la parola. Bonjour à tous. C'était beau, n'est-ce pas? C'était très beau, hein? Et les filles sont des belles italiennes, vous avez compris? Voilà. Alors, pour moi, c'est très émouvant. Non traduco la prima parte perché è chiara, per lei è molto commovente questo incontro e anche questo spettacolo. Je vous ai apporté ma vraie étoile. Vi ho portato la mia vera stella. Je suis allé à l'école avec cette étoile, j'avais 8 ans et demi. E sono dovuta andare a scuola con questa stella quando avevo 8 anni e mezzo. C'est un moment difficile de la vie quand brusquement on est différente des autres. È un momento difficile soprattutto per un bambino quando la vita diventa improvvisamente diversa e discriminata rispetto a quella degli altri. Donc, comme je suis juive, j'ai passé 3 ans emprisonnée. E proprio perché sono ebrea, ho trascorso 3 anni prigioniera nei campi. À ma libération, j'ai calculé que j'avais passé le quart de ma vie en prison, le quart de ma vie. E quando sono ritornata, sapevo di avere trascorso un quarto della mia vita in prigione. Il y a très peu d'enfants qui sont sortis des camps, très peu. Ci sono pochissimi bambini che sono sopravvissuti ai campi. Les enfants étaient condamnés à être assassinés tout de suite jusqu'à l'âge de 14 ans. Il destino dei bambini era quello di essere immediatamente assassinati fino all'età di 14 anni. Dans la chambre à gaz. Nella camera a gas, ovviamente. Voilà. À partir de 14 ans, s'ils étaient assez forts, ils étaient gardés pour être mis sur des chantiers et travailler jusqu'à leur mort, bien sûr. Mais il fallait qu'ils donnent d'abord leur force à l'Allemagne nazie. Per i ragazzi che avevano oltre i 14 anni, il destino era quello di lavorare nelle officine, al servizio della Germania nazista, fino allo sfinimento e quindi sempre comunque fino alla morte. Les quelques enfants qui sont sortis des camps, comme moi, sont des enfants miraculés, c'est une chance incroyable. E i pochi bambini che sono sopravvissuti come lei
all'orrore dei campi, si può dire che siano dei veri e propri miracolati. Il est sorti quelques dizaines d'enfants du camp d'Auschwitz, généralement des jumeaux, parce qu'il y avait des médecins, des docteurs assassins dans les camps qui faisaient des expériences sur les personnes vivantes. Donc à Auschwitz, ils faisaient des expériences sur les jumeaux. Da Auschwitz sono usciti qualche decina di bambini, soprattutto gemelli, perché i medici facevano ad Auschwitz delle sperimentazioni orribili, soprattutto sui gemelli, e questa è la ragione per cui si sono salvati. Il y a eu également quelques centaines, environ 500 ou 600 garçons vivants sortis de Buchenwald. Qualche centinaio di giovani, di bambini usciti vivi da Buchenwald. Et un groupe d'enfants du camp de Bergen-Belsen dont je fais partie. Et un piccolo gruppo da Bergen-Belsen, ed è di questo gruppo che lei fa parte. Et au camp de Ravensbrück, il y a des jeunes femmes résistantes qui sont arrivées enceintes. Nel campo di Ravensbrück sono state internate delle donne che erano incinta. Et quand elles accouchaient, on prenait l'enfant qu'on noyait immédiatement dans un seau d'eau. E quando queste donne partorivano, il loro bambino veniva subito preso e annegato nell'acqua. E poi, au bout de deux ans, on a gardé les bébés, on ne sait pas pourquoi, mais ils mouraient évidemment de faim et de froid. E i bambini che invece non sono stati uccisi immediatamente avevano però una vita di fame, di stenti, e la maggior parte è morta così. Finalement, a Ravensbrück, sur environ 800 naissances, il y a eu 40 enfants sauvés. Su circa 800 nascite a Ravensbrück, i bambini che si sono salvati sono stati una quarantina. Donc 40, c'est ça, dont 3 petits français que je connais. E tra questi 40, 3 bambini piccoli francesi che lei conosce. Alors, je vais vous expliquer quelque chose de... Je vais commencer par ça. C'est quelque chose de très important parce que ça fait partie de l'idéologie nazie. Voglio partire dalle basi dell'ideologia nazista, il fatto centrale di questa ideologia. Hitler a réussi à faire croire au peuple allemand qu'il était la race des seigneurs. Hitler ha convinto il suo popolo che era la razza dei signori, che il popolo tedesco era. Et que tous les autres étaient une sous-humanité. Mentre tutti gli altri popoli erano una sottospecie umana. Alors, les juifs en premier. Prima di tutto gli ebrei. Mais aussi les tziganes. Ma anche gli zingari. Les slaves, tous les gli slavi, c'est-à-dire les russes, les polonais, etc. Russi, polacchi, eccetera. Les français étaient bons pour être des esclaves. I francesi potevano essere degli schiavi. Les italiens aussi. Gli italiani anche. Et tout le restant du monde était vraiment une sous-humanité. E tutto il resto del mondo era considerato appunto subumano. Donc, on va instaurer dans les camps un système de déshumanisation. E questa è la ragione per cui nei campi viene istituito un processo di disumanizzazione. Petit à petit, poco per volta, nous les gens emprisonnés, nous allons devenir des sous-hommes. E poco alla volta, appunto, i prigionieri, noi diventavamo dei sottouomini, dei subumani. Alors, il y a toute une série c'è tutta una serie di passaggi, di gradini. Alors, ça commence, par exemple, un déporté
n'a pas le droit de porter un nom. Prima di tutto, il deportato non ha diritto ad un nome. Il doit porter un numéro matricule. Deve essere riconosciuto solo da un numero di matricola. Au camp d'Auschwitz, le matricule est tatoué sur le bras. Il numero ad Auschwitz è stato tatuato sul braccio. Moi je ne suis pas tatoué parce que je n'étais pas à Auschwitz. Io non ho questo numero tatuato perché non ero rinchiusa ad Auschwitz. Mais nous devons porter notre matricule sur la poitrine et également l'insigne prouvant ce que nous sommes. E oltre al numero sul petto dovevamo avere il simbolo che indicava qual era la nostra ragione per essere lì. Ça c'est une partie des insignes, tout n'y est pas, mais vous pouvez déjà en voir quelques-uns. Et on a donc ça sur la poitrine et en dessous le matricule, toujours. Et i simboli che vi mostro sono quasi tutti, ma non tutti, quelli che appunto venivano distribuiti, e sotto comunque ogni simbolo c'era il numero di matricola. Par exemple, là, c'est le résistant allemand, car il y a eu des résistants allemands. Il simbolo rosso era sull'abito, sul petto dei oppositori tedeschi, perché ce ne sono stati. Là, il y a un F au milieu. Il triangolo rosso con la F, i resistenti francesi. Mais pour un italien, il y a un I. Naturalmente, poi l'iniziale cambia a secondo del resistente. Italiano, I, eccetera. Ça, c'est celui qui est arrêté comme résistant, mais qui est juif. Questo simbolo intrecciato tra rosso e giallo rappresentava i resistenti ebrei che erano arrestati come resistenti. Après, on lui enlève et on lui met ça. Ma una volta arrestati viene loro data la stella gialla, perché chi aveva la stella gialla era destinato subito ad essere ucciso. Comunque non si rispettava la convenzione di Ginevra. Celui-là qui est violet, c'est le tzigane. Il simbolo viola era per gli zingari. Je vous montrerai, hein. Voilà. Alors, ça c'est déjà une chose. Le déporté n'est plus un homme, il est un Stück. Stück en allemand veut dire un morceau, une pièce. E appunto il deportato non è più una persona, ma è un pezzo, uno Stück in tedesco. Si un chef a besoin d'un déporté pour faire un travail, il demande d'aller chercher le Stück numérotant. Se appunto un capo ha bisogno di un individuo per un lavoro, lo chiama Stück numero per averlo a sua disposizione. Le déporté n'a plus le droit de parler sa langue maternelle, il doit parler la langue du maître. Il deportato non ha il diritto di parlare la propria lingua, deve solo parlare la lingua del proprio padrone, quindi il tedesco. Un déporté n'a plus de cheveux, plus de poils même. Un deportato non ha più capelli, non ha più peli. On ne peut pas le mettre nu parce qu'il mourrait tout de suite de froid, mais il a un seul vêtement qui n'est pas chaud et qu'il porte tous les jours, tous les jours, tous les jours. Naturalmente non, la nudità porterebbe alla morte immediata, e perciò viene dato un uniforme che è la stessa per tutto l'anno, per qualsiasi stagione. Cela dit, on est souvent à attendre nu devant ces hommes qui sont en uniforme et armés. Questo però appunto non vuol dire che spesso non si sia nudi alla presenza dei gendarmi, dei controllori, armati e vestiti. Ce qui est une situation humiliante. E questo porta all'umiliazione del deportato. L'humiliation fait partie de la désumanisation. E l'umiliazione appunto è parte integrante del processo di disumanizzazione.
un déporté dort comme un animal dans une niche, les uns au-dessus des autres, on ne peut pas s'asseoir. Il deportato dorme in nicchie dentro le quali non è possibile alzarsi l'una sopra l'altra. Un déporté ne peut pas s'asseoir, il n'y a pas de chaise dans un camp. Un deportato non può sedersi, non ci sono sedie nel campo. Alors, il a des, ses vêtements deviennent de plus en plus sales. I suoi abiti diventano via via sempre più sporchi. Mais le déporté aussi est sale, parce qu'il n'a pas la possibilité de se laver. Ma ovviamente è il deportato stesso che diventa sempre più sporco perché non ha la possibilità di lavarsi. Par exemple, un déporté n'a pas de brosse à dents. Je suis resté 3 ans sans brosse à dents. Nessuno ha a disposizione ovviamente spazzolini da denti e lei per 3 anni non ha potuto lavarsi i denti. Un déporté n'a pas de savon. Non c'è sapone. S'il va à la douche une fois par an ou des fois 2 fois par an, il n'a pas de serviette pour se sécher. Le sole docce consentite 1 o 2 l'anno comportavano poi che non ci si potesse asciugare perché non si avevano asciugamani. Pardonnez-moi de tout dire. Scusatemi se devo dirvi. Mais un déporté n'a pas de papier toilette. Ovviamente un deportato non ha carta igienica. Un animal n'a pas de papier toilette. A deporté, c'est la même chose. E questo appunto riduce il deportato all'animalità. Donc nous sentons mauvais, nous savons que nous sentons mauvais. Noi ovviamente puzzavamo e sapevamo anche di puzzare. Alors il y a autre chose que la saleté, que la crasse, il y a les coups. Il y a autre chose que la crasse, que la saleté, il y a les coups. Les coups. Sì, e poi altra cosa, oltre a questa situazione sanitaria precaria, sono soprattutto i colpi, le botte che venivano date. On est constamment battu, pour tout, on est battu. Continuamente si viene picchiati. Pour aller au commando de travail, pour aller dans la baraque, pour aller chercher la soupe, on reçoit toujours des coups. In tutti i momenti della giornata, sia quando si andava al lavoro, sia quando si rientrava nelle baracche o si andava a prendere la zuppa per mangiare, si era picchiati. Bon, il y a beaucoup plus d'épreuves pour la déshumanisation. Ci sono ancora altri gradi che portano alla disumanizzazione. Mais la plus grave, c'est la faim. Ma il metodo più grave, più significativo che porta a questo stato è la fame, è ridurre alla fame tutti. Le déporté a si peu à manger qu'il maigrit, il devient. Comme ça, hein? C'è talmente poco da mangiare che naturalmente i deportati diventano via via più magri. Je me souviens que ma mère, quand elle a été libérée, ma mère mesurait 1,68 m, elle faisait 31 kg. Io ricordo che mia madre, quando è stata liberata, l'altezza era circa 1,68 m e pesava 36 kg. Alors cette faim, oui, cette faim c'est quelque chose, c'est en ça que c'est une déshumanisation, parce que le déporté finit par ne penser que ça, manger. E appunto la fame porta gli individui a pensare unicamente al cibo, a mangiare, a procurarsi cibo. Je dis toujours que lorsque le loup sort du bois, il ne pense qu'à manger. Come un lupo che quando esce dalla foresta non pensa altro che a mangiare, così erano diventati loro. Et nous sommes donc presque un animal, puisque notre tête ne pense qu'à ça, manger, tellement on a faim, tellement
On a mal, car c'est une faim qui fait mal. On a vraiment mal. E questa fame porta tremendi dolori e quindi poi il nostro unico pensiero era quello del cibo. Quand nous avons été libérés, quelquefois on me pose la question: Madame, à quoi avez-vous pensé quand vous avez été libérée? Spesso mi si pone questa domanda: Signora, quando siete stata liberata, qual è stato il vostro primo pensiero? Je réponds, ce n'est pas une pensée philosophique. Rispondo che non ho avuto nessun pensiero filosofico. Comme un animal, j'ai pensé, je veux manger. E come un animale ho pensato unicamente, voglio mangiare. D'ailleurs, à la libération, il y a malheureusement des déportés qui sont morts d'avoir un peu trop mangé. E sfortunatamente molti deportati dopo la liberazione sono morti proprio perché si sono avventati sul cibo, hanno mangiato troppo e non erano più abituati. Voilà, alors quand les êtres humains que nous sommes deviennent presque des animaux, c'est là que nous obéissons comme un animal. E questo processo di disumanizzazione determinato dalle botte, soprattutto dalla fame, ci porta ad obbedire a tutto quello che ci viene richiesto. E ceci è primordial per i nazi. E questo è fondamentale per creare il sistema che il nazismo aveva generato. Hitler ha toujours dit: partout où mes troupes vont s'installer, il faut qu'il y ait la terreur. Hitler diceva che dovunque le sue truppe conquistassero, si installassero, bisognava creare il sistema del terrore. Voilà, donc tout est fonction de cette déshumanisation. C'est très très important de comprendre ça. E tutto appunto in funzione della disumanizzazione di cui ho parlato. C'est unique dans l'histoire du monde. Ed è stato unica questo comportamento nella storia del mondo. Jamais avant, jamais depuis, on ne l'a refait. Non c'era stata prima e neppure dopo si è mai instaurato un regime così disumanizzante. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne peux pas vous raconter tout mon témoignage parce que 3 ans c'est beaucoup à raconter. Adesso appunto lascio a voi la parola alle vostre domande, perché raccontare tutto comporterebbe troppo tempo. 3 anni di prigionia mi hanno visto molte esperienze. Alors je vais vous demander de me poser des questions. Quindi lascio a voi le domande. Et je dis que il n'y a pas de questions indiscrètes. Je réponds absolument à tout. E vi dico che non ci sono domande indiscrete, io rispondo a tutto quello che voi volete sapere. Voilà, vous pouvez commencer.